Amici sportivi di Canale 88 e amici tifosi del 51esimo torneo di calcio delle Contrade di Querceta, una buona sera e una buona visione da parte di Atto Garfagnini, Taccini Alessandro alle riprese e per i commenti ho il Boccia, che si chiama Edoardo Boggia, ha 10 anni, quindi ogni tanto le faremo fare un commento, poi diventerà uno degli speaker più famosi del circondario. Vi do subito le formazioni: Leondoro Schiera, Mariani, Angeli Bugliani, Mattei, Ridomi Galeotti, Pellizzari, Meucci, Landi, Pegollo, Moriconi. A disposizione dell'allenatore Carella, che tra l'altro è ammonito, Leondoro ha 3 ammoniti, ammonici ce l'ha la Cervia, quindi deve stare molto attento. Dicevo, a disposizione di Carella, Deri, Maggi, Galli, Gavarini, Di Martino, Barberi, Viedina, Pagano, Rizzo. A disposizione della Cervia, che va in campo con Rebellino, Massai, Cipollini, Granaiola, Pardini, Tartarini, Tedeschi, Grillotti, Maggio e Cornacchia. A disposizione, dicevo, di Guidi, Checchi, Alberti, Rebughini, Cecchi, Viacava, Lari, Giannini, Bascherini e Tommasi. L'arbitro è il signor Biacini, con gli assistenti Rosi e Bianchi. Prima semifinale di questo accesissimo torneo delle Contrade, 14 partite, eccola là. Si parte per la prima semifinale. In maglia gialla oro naturalmente il Leondoro, in maglia bianco celeste la Cervia che ha battuto e arrivando in semifinale il Pozzo per 1-0 con l'autorete di Antonucci, mentre il Leondoro è arrivato tranquillamente vincendo il suo girone, girone A. Viene in avanti il Leondoro con questo biondo platinato, che poi vedremo chi è. Moriconi con il numero 11, biondo platinato, che è andato a toccare il pallone per il Leondoro. Dicevo, una semifinale accesissima, qua si sta già riempendo tutto lo stadio. Domani sera ci sarà l'altra semifinale fra la Quercia e Ranocchia, e poi l'attesissima finale il sabato 13. Intanto andiamo in cronaca, c'è Grillotti che cerca di girarsi, si porta il pallone in fallo laterale, sulla palla arriva Moriconi, palla toccata per Galeotti, va incontro Redomi, poi ancora Redomi in possesso di palla, c'è un pallone lanciato in avanti, colpo di testa, esce, poi c'è un'entrata brutta da parte di Mattei. Mattei, dicevo, nella Cervia ci sono 3 ammoniti che sono Mazzei, Granaiola, importantissimo, e Maggi, quindi devono stare molto attenti se vogliono eventualmente andare in finale. Granaiola in possesso di palla, accanto a sé Cornacchia, poi Granaiola ci ripensa, ritorna, allarga dalla parte opposta, poi viene in avanti Tedeschi, tocca il pallone per Grillotti, palla data in avanti, butta via lungo il pallone con calma, ma c'è una segnalazione di fuorigioco. Palla lunga, stop molto bello di Tedeschi, poi pallone indietro sempre per Granaiola accanto Cornacchia, poi invece pallone per Maggi, c'è il primo tiro dalla lunga distanza, bello lo scambio fra Maggi e il tiro di prima, che però è andato fuori dello specchio della porta di Mariani. Vi ricordo che alla fine della partita, dovesse esserci un risultato di parità, si andrà ai supplementari e poi agli eventuali calci di rigore. Pallone buttato in avanti da parte di Meucci, poi palla a cercare, sulla palla è Cipollini che mette il pallone in fallo laterale.
difesa con Cipollini, Mazzei, Pardini e Tedeschi, quella della Cervia. Pallone in avanti, c'è il tocco per Moriconi, poi mette il pallone in avanti, cicca un po' il pallone, poi lo riconquista Mazzei, ma rimette il pallone, c'è un tocco da parte di Landi, viene in avanti Cornacchia, tocco per Maggi, Maggi si libera molto bene e poi va in velocità, Maggi con il mancino viene toccato, attenzione Maggi, e c'è il pallone che viene toccato male da parte di Maggi, che si era liberato molto bene della difesa del Leon d'Oro, però ha calciato malamente con il piattone interno. Prima occasione, Edoardo, che mi dici? Sì, mangia le patatine questo già. Vabbè, è una bella occasione, però. Una bella occasione, vieni più qua se vuoi parlare. Occasione, tiene in avanti Meucci, se la sono vista brutta perché nessuno voleva intervenire per paura di toccare il piede e causare il calcio di rigore. Questo è sempre il pericolo che subisce un difensore. L'attenzione, Cornacchia, poi riparte in avanti, c'è un rimpallo, Pegollo con il numero 10 tocca il pallone, c'è Pellizzari, pallone ancora per Pegollo, c'è uno spintone forse ai danni del numero 10, Tartarini che recupera palla, poi se la porta in avanti, fallo laterale, Pardini gli va incontro Granaiola, ma preferisce Cornacchia che poi tocca per Granaiola, Granaiola guarda e avanza, supera la metà campo, allunga il pallone sulla destra dove si è portato Mazzei, lascia l'incombenza ancora a Granaioli, Granaiola, salto si allarga Redomi in profondità, pallone per Maggi, questa volta il tocco per Tedeschi non è, va bene, Pegollo protegge la palla, va in velocità, c'è un doppio ma poi c'è un fallo fischiato dal signor Biacini ai danni di Pegollo, era con calma Mattei. L'arbitro dice che è molto indietro il fallo da battere, quindi Meucci, palla lunga a cercare Pellizzari, cerca Pellizzari di testa di colpirla, ce la fa, ma il pallone arriva fra i piedi di Granaiola che la stoppa con calma, ha davanti a sé Cornacchia, però preferisce allargare sulla destra dove c'è Mazzei, richiede il pallone ancora Granaiola, Tartarini ma è in anticipo, poi il pallone arriva, cerca di essere servito Pegollo in avanti, non c'era lo scambio con Nellandi, si riparte, Pardini rischia un po' con questo pallone allargato per Cipollini, poi si riparte da Mazzei, ancora Cipollini, c'è Granaiola che staziona lì vicino, Mazzei, palla lunga a cercare Tartarini ma c'è un pallone che arriva a Tedeschi, Bugliani con calma, palla per Mariani, Mariani di prima intenzione mette il pallone, voleva servire un suo giocatore, invece ha messo il pallone in fallo laterale. 7 minuti del primo tempo di questa prima semifinale del 51esimo torneo delle contrade, pallone per Maggi in avanti, lo protegge ancora il pallone, poi c'è un fallo di Tartarini, parte subito il pallone ma pallone in movimento, quindi dovrà essere ripetuto il lancio di Meucci a cercare due in avanti, vale a dire Moriconi e Pegollo, Meucci, Bugliani, tocca poi palla sulla sinistra per Galeotti, Galeotti in avanti, Moriconi, c'è Landi, Moriconi cerca di andare sul fondo, riesce a mettere questo pallone, Tedeschi rinvia, pallone che viene messo giù da Redomi, poi ancora Mazzei, Granaiola, si libera molto bene la Cervia, Cervia che è andata vicinissima, c'è un fallo da parte di Moriconi che è andata vicinissima al gol con questa incursione di Maggi, Maggi veloce sempre nelle ripartenze,
Granaiola, accanto Cornacchia, palla lunga, Tedeschi protegge la palla, pallone per Cornacchia, si allarga da questa parte Bardini, arriva Bardini, va a chiudere Bellissari, poi Bardini indietro, il pallone ancora per Granaiola, Granaiola c'è Redomi ma preferisce il pallone in profondità, bello il tocco e c'è la gran botta di Maggi, gran bassi di Tedeschi col tocco di Tartarini e ci mette un ditone Mariani a salvare questa botta da parte di Tedeschi, a botta sicura, gran parata di Mariani che all'ultimo momento vede sbucare questo pallone, ma gran colpo di testa anche da parte di Tartarini a servire Tedeschi. Più Cervia in questo primo 10 minuti, Granaiola, pallone, salta Tedeschi, rimbalzo, pallone che termina sul fondo. 9 minuti, due occasionissime per la Cervia. In uno è sbagliato Maggi, nel secondo è stato favoloso Mariani con la punta delle dita a salvare un gol sicuro che si sarebbe infilato sotto la traversa. Edoardo, gran botta, eh? Eh sì, proprio un tiro l'ha fatto proprio bene. Se il portiere non ci arrivava era proprio gol sotto la traversa assicurato. Granaiola. Granaiola tocca per Grillotti. Grillotti in lotta fra due avversari, poi il pallone carambola. Arriva Galeotti dall'altra parte, c'è un fallo laterale a favore del Leondoro che se l'è vista brutta in due occasioni. Per ora non ha fatto nessun tiro in porta verso la porta di Rebellino il Leondoro, che i bookmakers così simpatici e spiritosi del torneo davano per favorito in questa partita, ma però per ora non è ancora uscito il Leondoro. Pellissari viene avanti sulla destra, arriva come un treno, Pellissari mette un pallone nel mezzo, c'è Landi, cerca il tiro, si gira, primo tiro in porta, Rebellino c'è, buona l'intenzione di Landi, riparte Redomi, poi ancora pallone che arriva a Tedeschi, qui c'è un tifo infernale sotto proprio la nostra postazione, attenzione c'è un fallo da parte di Landi, riparte Granaiola ma il pallone non è ancora in gioco, l'arbitro il signor Biacini va a sincerarsi di Grillotti che si è tutto a posto. Tedeschi, Granaiola attaccato da Pegollo, prima punta con Landi e Morigone a supporto, riparte Cornacchia, pallone allargato per Pardini, Pardini non ha un buon controllo in uscita, Meucci riparte con il pallone ancora, palla dietro, arriva Granaiola, tenta il tiro, riparte Morigone, poi il pallone arriva a Landi, parte Morigone in contropiede, inseguito da Granaiola, Granaiola che tergiversa, anche il Mazzei non va direttamente, poi Morigone si annoda un po' da solo e si porta il pallone sul fondo. Ripartenza veloce, poi non c'era nessuno a dargli manforte, Morigone non ha potuto fare altro che cercare di tenere il pallone in campo, pallone che è terminato sul fondo. 12 minuti di gioco di questa prima semifinale che ci ha fatto vedere un paio di scintille dall'una e dall'altra parte. Granaiola si parte da questa parte con Tedeschi, Tedeschi attaccato ancora da Pegollo con Granaiola a supporto, c'è largo Bardini ma preferisce servire sulla destra Mazzei, Mazzei con Cornacchia, poi viene in avanti anche Cipollini ma il pallone viene sventagliato da questa parte per Pardini, Pardini lungo a cercare sempre il colpo di testa di Tedeschi, esce con calma Mariani, grande parata del portierino che ha salvato sinora il risultato della propria squadra.
qua non ci sono pareggi che tengano, qui bisogna vincere, perché ripeto, il pareggio porta ai supplementari, poi eventualmente ai rigori. Pegollo, Granaiola, poi recupera la palla Mattei, allarga il pallone per Pellizzari, Pellizzari ancora indietro a servire Angeli, pallone in avanti, sbagliato, Cornacchia centralmente per Grillotti, Grillotti allarga per Tedeschi, Tedeschi su di lui converge Morigoni, poi riparte con Redomi, ancora Cornacchia, pallone per Tartarini, si libera Tartarini ma arriva a supporto ancora Grillotti, pallone ribalzato, Grillotti il primo a arrivare sul pallone, spallata con Morigoni, poi pallone che viene dato giustamente a favore della Cervia, l'ultimo a toccare era il giocatore del Leon d'Oro. Faccio sempre presente che io sto a Pietrasanta, quindi sono super partes. Granaiola tocca ma sbaglia un po' questo tocco, c'è Galeotti che ributta il pallone in avanti ma lo ridà Granaiola, pallone per Tartarini, Tartarini con il sinistro allarga per Pardini, Pardini ridà la palla, cerca di dare la palla a Granaiola ma tocca per Grillotti, ancora Granaiola, Granaiola cerca il cross, c'è Tartarini accanto, poi Grillotti, Granaiola mette questo pallone sinistro, esce di testa ma c'è un fallo ai danni di Meucci, mi sembra, vediamo che viene, va a scusarsi Tedeschi, sì, Meucci, mi sa scusarsi Tedeschi di questa entrata sul forte giocatore del Leon d'Oro. Pallone per Redomi, poi si riparte, gran colpo di tacco di Mazzi, Landi, pallone regolare, esce il portiere ma c'è, no, la bandierina alzata, quindi fuori gioco da parte di Landi che era partito in contropiede, anzi era uscito Rebellino, in caso non fosse stato segnalato il fuorigioco si riparte, Tedeschi, sono due i tedeschi ricordiamo, palla lunga, gran colpo di tacco dall'altro Tedeschi, Giacomo, pallone che arriva a Mattei, lo tocca davanti, Pellizzari, Pellizzari viene inseguito da Cornacchia, ancora Pellizzari in possesso di palla, cerca di fare un placcaggio Cornacchia su Pellizzari, tifosi del Leon d'Oro a suggellare questo calcio di punizione, siamo al 16esimo, 0-0, sulla palla è Mattei, viene davanti anche Meucci che è un buon colpitore di testa, poi Mattei lascia l'incombenza a Redomi, arriva Redomi, pallone tagliato a cercare Pellizzari, colpo di testa, telefonatina da parte di Angeli per Rebellino, Tedeschi, c'è Cornacchia accanto, Cornacchia lancia il pallone, buono lo stop, Tedeschi, uno dei migliori sinora della Cervia, Tedeschi è largo, largo, poi c'è un fallo da parte di Mattei, adesso posizione buona per un giocatore della Cervia, potrebbe essere anche Cornacchia che ha un bel tiro, ma c'è Tartarini che con il mancino va a mettere la palla, Granaiola e la sua mattonella, vediamo che Tartarini va via un po' sconsolato, forse voleva tirar lui, non è contento Tartarini, ma da quella posizione Granaiola può far male, vediamo la barriera, 18 i minuti di gioco, Granaiola dà, dice ai suoi uno di venire avanti lasciando solo uno dietro per magari per la respinta, Granaiola palla a girare, pallone
parte Granaiola, il pallone non si schiaccia e va sopra la traversa, dà il 5 Redomi a, a Granaiola, salta molto bene Tedeschi, ancora in possesso di palla Tartarini. Tartarini tocca per Granaiola, ma esce Mattei, Pegollo. Pegollo recupera un buon pallone, poi giampestone da parte di Granaiola e c'è l'ammonizione di Granaiola. Attenzione, Granaiola era già ammonito, quindi qualora la Cervia andrà in finale non si sa se sono due o tre le ammonizioni. Comunque Granaiola è alla seconda ammonizione, poi vedremo, perché qui il regolamento non lo abbiamo, c'è naturalmente un comitato apposta. Mattei cerca il tiro, Mattei arriva ad alzare la palla, Grillotti la mette in fallo, stop di Carella. Angeli, pallone in avanti, c'è Landi che guadagna un corner per il Leondoro che si è un po' svegliato. Un paio di occasioni, la munizione di Granaiola pesa anche su questa partita. Granaiola è un lottatore che non si tira mai indietro, quindi adesso deve un po' alzare il piedino quando interviene. Nel Leondoro manca un funambolo come Adami, che è stato espulso nella partita precedente, va a battere addirittura Galeotti. Al posto di Adami è entrato Morigoni sulla fascia sinistra. Va pallone che arriva sulla testa di Redomi, che poi la rimette nel mezzo, colpisce la palla, arriva Meucci, poi Granaiola viene strattonato, c'è un fallo e vediamo che Granaiola ha qualcosa da dire all'arbitro Biacini, come per dire: allora lui non lo ammonisci? Biacini dice: calmi tutti, fermi tutti. Buono sinora l'arbitraggio del piccolo Biacini. Pallone alzato, Pegollo, c'è una spinta ai danni di Tedeschi, va a terra Tedeschi, attenzione, c'è stato un colpo involontario da parte di Pegollo con il ginocchio sulla schiena di Tedeschi. Sono quei falli che fanno male, involontari, però vediamo che ce la fa a rialzarsi Tedeschi. Pallone che verrà restituito, così è, da Pellissari a Rebellino. Per ora una parata semplice quella di Rebellino, più difficile quella di Mariani, che ha salvato il risultato. Siamo al 21esimo, ancora 0-0 nella prima semifinale di questo accesissimo 51esimo torneo delle contrade. Dicevo, 14 le partite fino ad oggi disputate dalle 8 contrade, ci sono ancora 3 partite. Va in avanti molto bene, attenzione Tedeschi, Tedeschi si porta il pallone sul sinistro, ribatte Bugliani, poi riparte con questo palla lunga a cercare Landi, un tiraccio da parte di Morigoni per cercare di servire i suoi. Si alzano i giocatori del Leondoro. Pallo laterale a favore della Cervia, che per ora a punti sarebbe in vantaggio. Palla lunga a cercare Maggi, c'è un colpo di testa di Bugliani, arriva sul pallone Grillotti, però lo mette giù Redomi, lotta Redomi, poi ritorna indietro, pallone per Galeotti, Galeotti guadagna un fallo laterale. Morigoni, pallone che deve essere portato indietro, Galeotti palla in avanti, Pegollo la alza, Pellizzari, pallone che arriva in qualche maniera a Landi, torna indietro il pallone ad Angeli, subito pallone per Pellizzari, esce Granaiola, c'è un fallo da parte di Landi, che fallo
di ostruzione ai danni di Granaiola che stava uscendo. Edoardo, mi sembra che la partita adesso sia un po' più tranquilla, eh? Sì, molto. Ma mangi sempre te? Ho fame. Alessandro, ma gli hai da mangiare a questo bimbo? Tartarini, pallone che arriva a Granaiola. Granaiola allarga il pallone per Mazzei. Lo mette su Mazzei, c'è Granaiola nel centro, Cornacchia che viene poco servito in questa partita. Pallone sempre per Tedeschi, c'è un fallo, poi Cornacchia con Pellizzari, salta Meucci, c'è una forse un fallo da parte di Tedeschi, riparte Maggi, qui Galeotti viene spintonato, pallone lasciato a Tartarini, Tartarini è sul destro, ci cammina solo Tartarini col destro e quindi deve ripassare il pallone, c'è un fallo da parte, ma lascia correre l'arbitro e Tedeschi lascia molto correre questo signor Biacini. Speriamo che non faccia come l'arbitro della partita Pozzo Cervia, Bigongiari, che ha scontentato tutte e due le formazioni proprio per falli lasciati andare con spintoni. Vabbè, arbitrare all'inglese, ma qui siamo a Querceta, non è che Tartarini. Granaiola si porta il pallone sul sinistro, cross, salta Tedeschi, pallone che va sulla destra di Mariani che calcola il pallone fuori, però rischia sempre un po' la difesa del Leondoro. Viene avanti Angeli, palla lunga, stanno giocando molto male i giocatori del Leondoro con queste palle lunghe a cercare sempre Oppegollo o Landi. Morricone è molto arretrato, però questi qui due non è che possano farsi tutti i palloni sempre lunghi e andarci, che poi dopo finisce il fiato. Pallone per Tedeschi, anzi per Grillotti, c'è un rimpallo, corner a favore della Cervia. 25 minuti di gioco di questa prima semifinale, 25 minuti accesi, va ancora Tartarini con il mancino. Prima abbiamo visto che era un po' arrabbiato perché voleva battere lui che il calcio di punizione, ma davanti a Granaiola se n'è andato via un po' scornato. Vediamo Tartarini adesso a battere il corner, tocca il pallone, arriva Tedeschi, cerca un gioco però non ci casca Redomi, pallone però che rimane a Tedeschi, lo tocca indietro Granaiola, porta il pallone avanti ma Pellizzari lo butta, Landi, adesso esce molto bene il Leondoro, palla lunga ancora a cercare Morricone e questi sono quei lanci che dicevo prima che fanno spezzare le gambe ai giocatori, già è caldo, poi se gli fai fare 50 metri alla ricerca di un pallone improponibile. Devono un pochettino ragionare di più i giocatori del Leondoro, magari sfruttare di più i palloni bassi. Revellino, palla lunga, salta Galeotti, colpisce il pallone, lo mette in fallo laterale. C'è troppa distanza fra il centrocampo del Leondoro e i due attaccanti. Granaiola, Granaiola cerca di cambiare da questa parte, a Cornacchia accanto, non viene mai servito Cornacchia, pallone dato a Grillotti, gran gioco di Grillotti, c'è un fallo forse richiesto, l'arbitro lascia proseguire, fallo laterale a favore del Leondoro e Galeotti, Galeotti attaccato Morricone, Grillotti tiene il pallone in campo, Cornacchia finalmente riesce ad avere un pallone, lo tocca lateralmente per Pardini che viene avanti, pallone scambiato, ancora Pardini, si allarga Maggi, Pardini non ce la fa, esce con calma Angeli, mette un pallone centrale per Mattei, Mattei ancora lunga per Angeli, ma è in vantaggio Tedeschi che lo dribbla tranquillamente, poi tocca centralmente ancora per Granaiola, è largo ma preferisce il pallone lungo a cercare Maggi, ma Meucci e Mattei fanno buona guardia, palla tirata via da viva il parroco da parte di Mattei, a fretta il Leondoro di buttare il pallone in avanti, dovrebbe secondo me ragionare un pochettino di più, 28 minuti di gioco,
Mattei, Pellizzari, stoppa il pallone, lo dà a Landi. Landi c'ha solo Pegollo e poi sette giocatori. Arriva Moriconi, tenta il tiro della disperazione, palla lunga. Avete visto che i giocatori del Leondoro erano attorniati da sette giocatori della Gervia e erano solamente Pegollo e Landi. Poi a supporto è venuto Moriconi, ma troppo lontani i centrocampisti dai due attaccanti del Leondoro, che ripeto, facendo così poi si sfondano. Granaiola che viene a prendersi il pallone davanti alla sua area di rigore, cornacchia, palla lunga a cercare da questa parte Tedeschi. Tedeschi mette bene su un pallone, poi lo ritorna a cornacchia, si allarga sulla destra e riceve un po' sbilenco il tiro, ce la fa servire a tenere il pallone in campo Tedeschi. Poi ancora cornacchia, Granaiola preferisce il pallone lungo, c'è Bugliani, lo alza Mattei, un po' di confusione dall'una e dall'altra parte. Cornacchia butta il pallone per Tartarini, Tartarini potrebbe anche tirare, poi scivola quasi sul pallone, si arrabbia con se stesso, presumeva forse un po' troppo il numero 10. Partita un po' noiosa, vero, però Edoardo? Stanno proprio facendo avanti e indietro con la palla, tutti i giocatori prendono la palla, cercano di avanzare, ma non ce la fanno, dopo c'è sempre la difesa che prende la palla. 10 anni, ammazzano che parlata che ha questa. Pallone che avanza, Angeli, palla buttata, interviene, c'è un colpo su Pegollo che si tocca un po' la mano, deve aver preso una botta nella mano. Granaiola, anzi no, nel muscolo della gamba, allarga il pallone dove c'è Tedeschi. Tedeschi si accentra, poi tocca il pallone ancora per Granaiola, un fagocitatore di palloni, palla lunga, forse era un fuori gioco cornacchia, però Tartarini, questa volta gran botta e ancora una volta Mariani ci mette le unghie su questa palla, proprio anche questa andava sotto la traversa. Mariani finora tiene in ballo il Leondoro su due tiri, uno di Tedeschi e uno di Tartarini, toccando il pallone sotto la traversa. Adesso è Granaiola, intanto abbiamo toccato il 30° minuto del primo tempo e anche Cipollini in avanti, palla lunga, saltano tutti e c'è Tedeschi che va a incocciare il pallone addosso a Bugliani. Pallone che è stato messo in fallo laterale, ancora un'occasione per la Cervia. Non ci sono palloni in giro. Trentunesimo, altra occasione per la Cervia, ancora con Bugliani che è stato uno dei migliori. Bugliani proprio possesso di palla, tocca la palla per Angeli, c'è un fallo di mano richiesto dalla Cervia, però ancora Granaiola. Leondoro tutto nella propria tre quarti campo, mette il pallone Angeli, salta molto bene a Mariani, questa volta si alza, molto bravo il portierino Mariani che ha avuto un grave incidente in una partita col Pietrasanta, un ginocchio, è stato parecchio fuori. Palla lunga, Pellizzari che è stato un po' mangiato nel centrocampo dai giocatori della Cervia, allarga dalla parte per Moriconi, Pegollo, Moriconi si accentra, poi tenta il tocco, Pegollo cerca il gira, grande miracolo da parte di Rebellino, poi c'è un'entrata ai danni di Landi che viene lasciata andare, non so qua quanto ci fosse un po' il pericolo addirittura del calcio di rigore. Vediamo che Pellizzari, Mattei, Moriconi hanno qualcosa da dire all'arbitro, perché sulla palla stava andando Landi che è stato colpito molto probabilmente sul piede d'appoggio, però il signor Biacini ha lasciato proseguire, quindi no comment. Ha rischiato in questo caso però la Cervia, perché il calcio di rigore poteva essere anche assegnato per questo tocco un po' rischioso.
viene in avanti Cornacchia, poi lo scambio ancora con Cornacchia, c'è Granaiola, riceve la palla, chiede la palla a Tedeschi, viene poco servito Maggi, pallone allargato dall'altra parte dove c'è Grillotti, anzi Mazzei, Mazzei, palla lunga, cercare Maggi, ancora Mariani, il migliore dei suoi sino a questo momento, grande parata, grande scelta di tempo, Mariani è un mio pallino. Come del resto lo è Tartarini, Tarascone, palla lunga, si alza il pallone, arriva Pellizzari, poi cerca Pegollo, un tiro improponibile. Non so se voleva tirare o cercare di passare a Landi il pallone, fatto sta che è venuto un aborto di tiro. Rebellino che è stato prima bravissimo a respingere a mani aperte la botta, Granaiola. Granaiola adesso si è un po' svegliato, il Leondoro ha preso un po' più le distanze soprattutto a centrocampo. Granaiola, pallone che arriva a Mazzei, lo buttano avanti Tedeschi, va Maggi, ma Bugliani non sapendo né leggere né scrivere, pallone in tribuna, intanto si è riempito proprio tutto lo stadio, anche la tribuna davanti. Non so se hai visto il duo Lescano, il trio Lescano, no? Non ci sono? Si sono nascosti. Viene in avanti Mazzei. 35 minuti di gioco, 0-0. Punteggio che adesso anche ai punti sarebbe forse pari. Cornacchia. Cornacchia fa venire avanti Redomi. Anzi Tedeschi. Tedeschi, pallone per ancora Tedeschi, allarga per Pardini, Pardini mette un pallone nel mezzo, no, arriva Cornacchia, cerca il tiro, ribatte, alza Meucci e butta via la palla, arriva addirittura Rebellino che rischia un po' perché se il pallone fosse andato al giocatore del Leondoro sarebbe stato difficile recuperare porta. Granaiola attaccato, poi allarga per Cornacchia, Cornacchia si gira, c'è Grillotti, pallone invece che arriva a Tedeschi, va in sovrapposizione Mazzei, eccolo Mazzei, Tartarini è lì vicino, cerca lo scambio, Mazzei va sul fondo, pallone che arriva a Tartarini in qualche maniera, poi Tartarini adesso deve girarsi, mette un bel pallone per Tedeschi, va Tedeschi nell'aria, poi si porta il pallone sul fondo, rimedia un fallo, niente, non rimane nulla perché l'ultimo tocco è il suo, c'è un rimpallo, pallone in fallo laterale a favore del Leondoro che un po' adesso ha cominciato a mettere la testa fuori e impensierire Rebellino, però ancora deve fare più ragionamento a centrocampo, viene poco servito Pellizzari che fa sempre da incursore a bloccare gli altri, pallone toccato da Maggi, butta via Bugliani, poi Granaiola lo stop and go, c'è accanto Grillotti, preferisce il pallone in avanti, salta e c'è il gol, attenzione il gol, ma viene annullato per un fuorigioco o una spinta fischiata, ecco che l'arbitro fa cenno a Tedeschi di avere spinto, in effetti l'avevo visto anch'io uno spintone, pensavo avesse segnalato il fuorigioco, invece giustamente il signor Biagini questa volta ha fischiato una spinta ai danni di Angeli, palla ancora per Cornacchia, Cornacchia pallone indietro, Pardini, Pardini cerca di mettere questo pallone, non so se per sé o per Tedeschi, fatto sta che termina sul fondo, si era alzata tutta la Cervia in tribuna a ululare il gol, ma è stato stroncato in gola dal signor Biagini, a mio avviso giustamente, perché la spinta l'abbiamo vista nettamente qua. Parte Landi, pallone per Pegollo, c'è Tedeschi, frate, mette il pallone fra le braccia di Rebellino. 8 minuti al termine di questo primo acceso
Guarda che dopo ti interrogo prima che finisca, mi fai il commentino, Berbenino, bravo. Granaiola. Granaiola attaccato da Landi che poi lo lascia andare, gli va dietro a bloccarlo un po'. Granaiola deve girarsi, è largo, riceve ancora una volta Mazzei. Mazzei tocca avanti per Tartarini, ma è più veloce Redomi. Mette il pallone per Galeotti, Galeotti ancora Redomi, ma il fallo è l'ultimo a toccare il pallone, è Mazzei. Galeotti che ancora non è riuscito a imprimere la spinta che di solito dava sulla fascia sinistra. Palla a cercare Morigoni, poi ancora Granaiola, veramente 8 polmoni. Ne è rimasto uno, ce ne aveva 7. Pallone che arriva dietro a Rebellino. Rebellino con calma preferisce il lancio lungo a cercare il guardialine e lo trova. Pallone in fallo laterale, sprecato da Rebellino questa rimessa. Ancora Galeotti, pallone per Morigoni, Morigoni ce la fa a tenerlo in campo. Stop Tedeschi, stava andando via naturalmente Pegollo, riparte Tartarini. Pallone per Maggi, Maggi anche lui deve andare sul sinistro, poi serve molto bene Tedeschi. Tedeschi va sul fondo, mette un pallone dietro, troppo corto per Tartarini, ma arriva ancora Grillotti, Grillotti ancora per Tedeschi, Tedeschi va sul fondo, Galeotti mette il pallone in mezzo, Maggi cerca la finta, pallone che rimane però tocca il piede di Pellizzari, riparte bene però la Angeli, ancora Pellizzari, Pellizzari sbaglia la ripartenza, Tartarini, ma c'è il fallo di mano fischiato a Tartarini. Tartarini deve stare attento perché anche lui rischia sempre l'ammonizione perché va a reclamare sempre, è un gran bel giocatore. Meucci, palla lunga a cercare in avanti, ma arriva Cipollini, poi Granaiola, Cornacchia, protegge la palla, c'è in avanti Grillotti che parte dalla fascia destra, recupera Morigoni ma Grillotti lo salta, Cornacchia, viene in avanti Tartarini e c'è Granaiola, lo scambio con Maggi, Maggi anzi è Tedeschi che si becca una puntata da parte di Bugliani e viene ammonito Bugliani, ammonizione di Bugliani che va a chiedere scusa a Tedeschi, un'ammonizione per parte Granaiola e Bugliani, vecchi tra virgolette di tante battaglie, è entrato un po' rude Bugliani. Mi ricordo le scorrazzate nel grande Camaiore ai tempi d'oro di Bugliani sulla sinistra. Abbiamo girato tutta l'Italia. Granaiola, vediamo se tenta ancora il tiro, questa volta siamo molto più lontani. È venuto in avanti anche Cipollini che è un buon colpitore di testa, esce Landi dalla vicinanza di Granaiola, parte Granaiola, cross a cercare Tedeschi, cerca l'aggancio, ce la fa agganciarlo, poi torca indietro il pallone, Cipollini mette il pallone davanti, salta, colpisce di testa e c'è Tedeschi che non arriva su questa palla, non fa neanche la mossa di entrare per evitare di colpire Mariani che stava andando sulla palla. Cornacchia, riparte il Granaiola, c'è Tartarini, poi Grillotti a destra, Granaiola tiene un po' palla e fa ritornare quasi tutta la strada del Rondoro, Grillotti, pallone ancora lungo, questa volta Mariani si allunga e con le punte delle dita riesce a bloccare questo pallone che sembrava veramente al di là del suo potenziale.
bravo questo ragazzo. 2 minuti al termine, forse ci sarà un minutino di recupero. Angeli viene in avanti, Meucci, palla lunga a Cornacchia, la rimette nel mezzo per Granaiola. Granaiola, palla dritta per Tedeschi, viene attaccato da Mattei. Granaiola è libero dalla parte, ma Bette, un bellissimo pallone per Tedeschi, non si alza la bandierina, posizione regolare, Tartarini si immola sulla palla, Meucci, poi Landi, pallone in profondità, posizione irregolare di Pegollo. Ancora un'occasione per la Cervia, c'è stato questo tiro di Tartarini su una grande azione di Tedeschi, il migliore forse dei suoi in avanti, si è visto poco Maggi, Tedeschi ha recuperato il pallone andando a prenderlo proprio fra i piedi quasi del portiere e poi ha toccato il pallone indietro, è arrivato Tartarini col mancino, pallone che si è infranto sul un Meucci che si è buttato a terra. Poi c'è stato il rilancio, Pegollo era in fuori gioco, palla lunga ancora di Granaiola, attenzione Maggi questa volta, si incunea, qualcosa da dire Meucci a Mariani, riparte Galeotti, Leondoro messo un po' alle strette in questo ultimo minuto, che dici, lo 0-0 va bene? Sì, poi per il pareggio andranno anche a supplementare se anche il secondo tempo sarà così. Ce la dà bella tu, Boccia, qui, anche supplementari. Butta la palla a Cipollini, lo mette in fallo laterale. Fischia l'arbitro senza dare nessun recupero. 0-0, ci sentiamo nel secondo tempo. Amici sportivi, secondo tempo della partita della prima semifinale fra Leondoro e Cervia, risultato 0-0, diciamo primi 20 minuti a favore della Cervia, secondi 20-25 a favore del Leondoro, occasioni dall'una e dall'altra parte, è uscito nel Leondoro Angeli ed è entrato Di Martino, quindi adesso la squadra di Garella è più a trazione anteriore. Si è spostato Galeotti sulla destra ed è andato Moriconi a fare il terzino sinistro, che tra l'altro era il suo ruolo. Vediamo, si parte secondo tempo, l'arbitro è il signor Biacini, gli assistenti Rosi Bianchi, nella Cervia non ci sono state sostituzioni. Cornacchia, Granaiola, vediamo, è largo Mazzei, ma Granaiola preferisce allargare sulla sinistra dove c'è Pardini, palla lunga cercare Tedeschi, il migliore dei suoi nel primo tempo, ha avuto 2 o 3 occasioni, hanno segnato anche un gol ma è stato annullato giustamente, abbiamo rivisto anche l'immagine, c'è una spinta notevole da parte di Tedeschi sul terzino, palla lunga, interviene molto bene, ribatte ancora Granaiola, attaccato dal nuovo entrato Di Martino che gli dà un pestone sul piede, calcio di punizione a favore della Cervia, vi ricordo che se dovesse finire in parità ci sarebbero i supplementari, 15 minuti e 15 minuti e poi gli eventuali calci di rigore, ci trovano le lattaie qui domani mattina. Granaiola, palla lunga a cercare sulla destra, colpo di testa di Tedeschi, va Maggi che è stato francabollato, ha avuto un'occasione nei primi minuti, grandi parate da parte di Mariani, una grande parata da parte di Rebellino, tiene il punteggio sullo 0-0. Pugliani che è stato ammonito, palla lunga sempre a cercare il povero Pegollo che deve cantare e portare il cielo perché Landi gioca molto arretrato rispetto a lui, si riparte, va incontro Grillotti ma preferisce Pardini il pallone indietro addirittura da Rebellino, palla lunga, salta, colpisce il pallone Pugliani, poi Galeotti che è andato sulla fascia destra, Pellizzari
che è stato un po' colpo di petto di Landi, buona l'azione, va Landi, c'è Pegollo nel mezzo, Mazzei che svirgola un po' il pallone andandoci con il destro. Pegollo si è messo le mani nei capelli perché ha indicato a Landi il pallone lungo. Va sulla palla il nuovo entrato Di Martino, scombussolata adesso il Leon d'Oro, la difesa è molto più concentrata a parte di Martino, palla lunga, colpo di testa di Pegollo. Stava a vedere che era successo, sono messi a cantare. Pegollo di testa, Granaiola, spero che la voce giunga bene, ok Alessandro mi dice che tutto va bene, abbiamo proprio i tamburi sotto. Tartarini che ha avuto anche lui un'occasione col mancino, Tartarini, c'è un fallo fischiato, no, nessun fallo fischiato, pallone, fallo laterale a favore delle, qua c'è Cornacchia che abbracca Di Martino, viene avanti Pugliani, due ammoniti, per uno per parte, Pugliani e Granaiola, viene incontro Di Martino, palla lunga a cercare Landi ma interviene con calma Tedeschi, Granaiola, palla lunga questa volta, becca Tedeschi dall'altra parte, arriva come un treno ma troppo lungo il pallone, cerca il fratello di intervenire ma con calma Mariani salva la situazione. Pellizzari, riparte il Leon d'Oro, lotta Pellizzari, Cornacchia, Cornacchia qualcosa da dire a Redomi dicendo di venire a Grillotti, va Pellizzari, allarga il pallone sulla destra, De Martino, palla per Galeotti, ancora indietro il pallone, De Martino mette il pallone nel mezzo e c'è Morriconi che dal limite dell'area piccola, un paio di metri fuori, non riesce a colpire di testa, era venuto in avanti Morriconi, poi ritorna adesso nel suo posto di terzino, occasione da parte del Leon d'Oro, Granaiola, c'è sempre Cornacchia a fargli un po' da sparring partner, becca il pallone, arriva Cornacchia di punta, lo salta, poi c'è Mazzei che viene in avanti, Mazzei può andare tranquillamente, c'è nessuno che tenta il tiro, Tartarini che deve andare sul sinistro, poi c'è un fallo di Tartarini. Tartarini è un giocatore bravissimo, però quando ha il pallone sul destro è come se non l'avesse, appunto, deve tentare ogni tanto anche col destro, come viene viene, parte in contropiede Galeotti, si fa a mezzo campo, ad avanti Landi, mette il pallone per Pegollo, Cipollini lo butta fuori, poi tocca Pellizzari, viene in avanti Mattei e poi tenta, non si sa se è un tiro, un passaggio, insomma viene fuori uno sgorbio. 7 minuti del secondo tempo, mi sembra che adesso il Leon d'Oro Edoardo Boggia spinga un po' di più. Sì, è diventato molto più vispo dal secondo tempo, il primo tempo era un pochino più tranquillo, ora è diventato più agitato. Il mio sparring partner qui 10 anni, Cornacchia, parte Granaiola, viene trattenuto da parte di Martino, calcio di punizione, Granaiola, palla lunga a cercare dalla parte sinistra, non stoppa Pardini, palla portata in fallo laterale, Galeotti mette il pallone per Granaiola,
Poi ancora Granaiola, questa volta serve Tedeschi, si gira Tedeschi, va sul fondo, mette un bel pallone dietro, Tartarini, e c'è il pallone che entra, Tartarini di Tarascona porta in vantaggio la Cervia, e c'è un boato sulla tribuna per questo gol di Tartarini. C'è stato un primo tiro proprio di Tartarini, la palla è rimbalzata, è arrivata sul destro di Tartarini, che questa volta per fortuna della Cervia ha tirato come gli veniva e ha portato in vantaggio la Cervia esattamente all'ottavo del secondo tempo. E adesso vedremo un'altra partita, Cervia che era data per una delle formazioni un po' più, diciamo, meno pericolosa delle altre, diciamo questa parola, ma una squadra veramente che ha dato da dire su tutte le partite che ha fatto, messa bene in campo. Adesso deve ripartire il Leon d'Oro, lo fa con un fallo fiscato su Redomi, si è visto pochissimo in questa partita, anche perché è stato un po' fagocitato da tutto il centrocampo della Cervia. Va De Martino, attenzione, c'è il miracolo di Rebellino sulla botta di Pegollo, che si era liberato, ma forse non so se è stato fischiato un fallo, no, perché vanno tutti a... Era Tedeschi che si è scontrato con Pegollo, un armadio contro un armadio. Pegollo si è girato e ha fatto partire una legnata che Rebellino è stato bravissimo a tenere il corpo giù. Parte il Leon d'Oro adesso con la palla alla bocca, parte pallone che viene allungato, il primo a arrivare sulla palla è Morigoni, che la lascia in fallo laterale perché il fallo è a favore del Leon d'Oro. Morigoni chiede la palla a Landi, gli va incontro, però non c'è nessuno, guardate, va il Pardini addirittura, e poi il pallone che arriva a Landi, lo copre Landi, poi si va a cuneare dove ci sono 5 giocatori della Cervia. Riparte Mazzei, da adesso deve stare attento il Leon d'Oro. Tartarini, pallone per Mazzei, palla messa nel mezzo, Tedeschi si gira, poi viene Pertone da parte di Bellizzari. A 7 su 7, scopa, ma per ora chi l'ha prese è Tedeschi. Pellizzari oggi fuori zona proprio, perché è stato portato fuori zona dalla posizione del centrocampo. Granaiola, facciamo passare i tamburi, le trombe. Granaiola, pallone in corsa, non ci arriva, cerca di arrivarci, non arriva su questa palla Grillotti, si riparte Bugliani. Adesso Leon d'Oro deve anche stare attento, perde la palla Bugliani, va Tartarini, attenzione Tartarini, mette un pallone di destro che, guarda caso, due palloni di destro, uno ci ha fatto il gol, uno è venuto per un puntone. Adesso, dicevo, il Leon d'Oro deve anche ragionare un attimo e non aver fretta, siamo al 12esimo. Pellizzari lotta con Pardini, pallone indietro, poi Galeotti, scusate, che colpisce proprio Pellizzari, va palla lunga a cercare Tedeschi, adesso viene Mariani a prendere il pallone, lo allarga per Morigoni. Morigoni attaccato da Grillotti che gli porta via il pallone, però Mariani fa buona guardia, ha avuto qua furia Grillotti, poteva gestire meglio il pallone. Viene in avanti, ma c'è un fallo
lascia parte di seguire l'arbitro Tartarini, e c'è ancora il miracolo da parte di Mariani per questo pallone che carambola. L'arbitro aveva fatto proseguire, mi ha visto c'era un fallo, poi Tartarini è andato al tiro, ha ribattuto e Mariani ha fatto il miracolo. Attenzione, Pegollo, e c'è il pareggio di Pegollo. Si anima la partita, Pegollo, il bomber, al 13esimo, 5 minuti e il Leon d'Oro pareggia. Grande palla buttata in avanti da Landi, non si può lasciare Pegollo. C'è un portiere Rebellino a terra, è entrato sulla palla ma Pegollo ha anticipato, gol regolare. Allora hai visto, 5 minuti ha pareggiato. Infatti prima la Cervia ha fatto il gol del vantaggio ma poi dopo il Leon d'Oro si è molto, come sembra che è scoppiata una scintilla e loro hanno fatto questo attacco, un bel filtrante, e hanno fatto un'azione proprio stupenda. Esce Mattei ed entra Galli, mettono dentro i pezzi da 90 al Leon d'Oro dopo questo pareggio. Galli con il numero 14, gran gol di Pegollo che è riuscito a portarsi il pallone in avanti, poi ha battuto Rebellino con un pallone raso terra. Si riparte allora 1-1. Tartarini allarga il pallone dalla parte opposta, interviene questa volta molto bene Galeotti, fallo laterale, Cornacchia va attaccato da Pellizzari che adesso si è un po' più portato nella sua fascia di competenza, vale a dire la fascia destra. Si riparte da questa parte dove Mazzei viene in avanti, Grillotti per Tartarini davanti Bugliani, Tartarini, cross di Tartarini, palla lunga, arriva dall'altra parte, stoppa Cornacchia, poi mette il pallone per Tedeschi, c'è un rimpallo e il pallone termina in corner. Corner a favore della Cervia, partita che si è veramente scaldata, in tribuna quasi sono scaldati tutti, prima la Cervia, poi il Leon d'Oro. Tartarini ammucchiata nel mezzo, pallone lungo, salta, pallone che viene ribattuto prima di arrivare sulla palla Granaiola, ma c'è un giocatore a terra, attenzione. Si tratta del nuovo entrato Galli, molto probabilmente ha preso una gomitata involontaria, viene chiamato in campo il massaggiatore, speriamo non sia niente, vediamo che il ragazzo mi sembra cosciente, ha preso una botta al costato, fa presente, si tocca il costato, la solita bomboletta di Lourdes, vediamo se, speriamo non sia niente. Galli, anche piace moltissimo questo giocatore, classe 2005, vediamo che c'è, sembra Spalletti questo, è venuto a fare a fa dei danni qua su, vediamo, sì, era proprio Galli, va l'arbitro, scollerà il pallone, la palla era in possesso della Cervia. Tedeschi, allora il pallone ancora per il fratello, va sul fondo, mette questa palla, arriva Granaiola, la mette giù, poi va con Morigoni, si accentra ma è troppo largo il pallone, c'è una ribattuta e ancora un altro corner a favore della Cervia che adesso dopo il gol preso praticamente è in contropiede perché
stava uscendo la Cervia, è stato bravo, mi sembra Landi, a dare il pallone in profondità a Pegollo. Pegollo quando ha quelle palle lì è spartito come un treno. Arriva Tartarini, lasciato solo, parte il tiro, ancora la deviazione. Si arrabbia Landi, non si può lasciare Tartarini solo, anche perché, ripeto, è un bel mancino. Viene richiamato Galli, il quale è rientrato adesso. Ancora punizione, calcio d'angolo, ammucchiata, guardate il giri, colpo di testa di Morigoni, esce Galli. Vediamo pallone che arriva a Bugliani, addirittura va a chiudere Grillotti. Bugliani chiama la palla a Pegollo, da questa parte arriva Landi, ma esce molto bene Tartarini, l'autore del gol. Poi palla lunga a cercare, però Mariani butta il pallone in avanti, arriva per primo Landi, forse compie fallo. Galli allarga il pallone per Pellizzari, parolacce per il signor Biagini. Pellizzari, possesso di palla, ritorna tutta la Cervia indietro, sbaglia questa volta Redomi, pallone che, ma c'è un fuorigioco di rientro da parte di Galli, che si è un po' defilato, anche perché ha avuto un'occasione sola e poi è un po' sparito dalla circolazione, ma non è che è sparito lui, sono stati bravi gli altri a coprirlo, a chiuderlo. Mazzei, Granaiola, attaccato, palla lunga sull'out, va Tartarini, si allarga Tedeschi, ancora Tedeschi, Maggi, protegge la palla, va sul sinistro, poi pretende un po' troppo, anzi c'è un cartellino per Maggi, che anche lui è stato ammonito nella precedente partita, non so come funzionano i cartellini, però... Tre cartellini, al tre si viene, per ora Maggi e Granaiola sono a due, devono stare attentissimi. Intanto siamo giunti al ventesimo, 1-1, in 5 minuti il Leon d'Oro ha rimesso il risultato a posto dopo il gol di Tartarini. Pegollo, il bomber, non si è naturalmente fatto pregare, è partito come un treno, libra de no altri. Mariani poi ci ripensa, lascia a Meucci, palla lunga, cercare proprio Pegollo, di stop di petto, attaccato da Granaiola, vecchi compagni, attenzione, Granaiola ha preso una gomitata involontaria da parte di Pegollo, pallone in profondità, esce il pallone, riparte Cornacchia, vediamo se Granaiola recupera il pallone Galli, poi c'è una, qui veramente l'arbitro lascia proseguire tutto, si è rialzato Granaiola, c'è un rimpallo che favorisce i tedeschi, grande lotta, arriva anche Galeotti, attenzione Tedeschi, va sul fondo, mette un pallone, c'è Granaiola, non riesce a bloccarlo, lo mette indietro Pegollo addirittura. Adesso partita che si fa veramente bella, Pegollo ha qualcosa da dire a Granaiola, molto probabilmente prima gli ha dato una manata involontaria, poi c'è stato un pattone da qualche parte, ma Granaiola secondo me si è mangiato un gol, poteva tirare come veniva. Ancora la Cervia in avanti e Landi addirittura, ma sulla palla arriva sempre lui Tartarini, tocca per Granaiola per Grillotti mette un pallone fuori, arriva Tedeschi, cerca di girarsi, c'è la deviazione, l'urlo di qualche tifosa, ma il pallone è andato fuori. 22 minuti di gioco, mezzo tempo del secondo è partito, ricordiamo il pareggio andrebbe ai supplementari. Granaiola, sono questi minuti che le due squadre devono
premere sull'acceleratore, perché poi gli ultimi 5 minuti, mamma mia che gol che si è mangiato Tedeschi. Pallone colpito da Tedeschi, lasciato involontariamente solo come una spia. L'ha colpito, infatti si rammarica anche lui. Mi ricordo un gol che si è mangiato col Selvatelle con il Forte dei Marmi 2015 in quel di Cascina. Palla lunga, Granaiola, Cornacchia attaccato da Pellizzari. Adesso il fallo c'è, parte subito il Granaiola, allarga, pallone lungo da questa parte dove c'è Grillotti, mette il pallone per Tedeschi, cerca il colpo di tacco, anzi era Maggi, finezza di Maggi, ma Mariani, partita che adesso veramente diventa entusiasmante. Va Pecollo, questa volta non ci pensa due volte, Rebellino butta il pallone in avanti, colpisce di testa, ci arriva, poi c'è Cornacchia, pallone che viene messo in fallo da Galeotti. Tanto prima abbiamo visto che l'oracolo di Risciolo c'era, l'oracolo di Risciolo c'è, non abbiamo visto il prof Tavarrani. Palla lunga, arriva la palla da questa parte, si allarga Grillotti, arriva Morigoni, ma Grillotti è in prima, rimette questa palla, Mariani esce, poi non sa chi dare il pallone, vedete che si arrabbia, perché le ripartenze sono quelle che davano la possibilità a Leondoro con i funamboli davanti. Ma Galli allarga molto bene sulla destra, parte Di Martino, protegge la palla a Pecollo, pallone che arriva a Pellizzari, poi indietro per Redomi, Di Martino protegge il pallone Landi, poi c'è Galli, anche un bel tiro tra l'altro, cerca di servire Morigoni sulla fascia, Morigoni finta su Galeotti, mette questa palla nel mezzo, taglia tutto, arriva a Pecollo dall'altra parte, tenta il tiro di controbalzo. Buona l'idea, ma pallone abbastanza semplice per Rebellino. Poi la palla va direttamente da portiere a portiere, riparte con Bugliani, siamo al 25esimo. Bugliani rischia questa palla con Maggi, poi parte attaccato da Tartarini, palla lunga, Granaiola attaccato da Di Martino, Granaiola lotta con De Martino, è un po' esagerato certe volte Granaiola a tenere palla. Allarga molto bene sulla destra per Tartarini, Tartarini aspetta Morigoni, poi c'è Mazzei mette questo pallone, c'è un'entrata da parte di Morigoni e un cartellino giallo che si becca il biondo splendente Morigoni, ammonito. Due ammoniti per parte, Bugliani e Morigoni, e Granaiola e Maggi. Quelle più pericolose sono quelle di Granaiola e Maggi, perché ripeto, hanno già avuto una ammonizione nella precedente partita. Tartarini, che da quella posizione potrebbe far più male che Granaiola, però vediamo che il boss è sempre Granaiola, e Tartarini piglia le scarpe e se ne va. Da quella posizione con il mancino faceva meglio Tartarini a rientrare, a mio avviso, però chiede il Granaiola lo schema, non c'è nessuno che gli arriva da dietro a tirare al volo, pallone buttato sempre dalla parte lontanissima, poi c'è una spallata di Maggi che si è fatto più vedere per le spallate e falli che non per il gioco stasera. Un po' sottotono il bomber della Cervia. Adesso ti piace la partita? Adesso... Sì, ora si diventa molto interessante la partita. Le due squadre, se non faranno gol, si andrà ai tempi supplementari. Però stanno già cercando di fare gol così alla fine del tempo regolamentare.
c'è una spinta da parte di Galli su Granaiola, l'arbitro allarga le braccia, giustamente Granaiola, perché ripeto, arbitra molto all'inglese, ma un po' troppo all'inglese. Morigoni converge, vedo che dietro per Galli attaccato da Tartarini, sbaglia questo pallone, riparte Tedeschi, attenzione, Maggi, si allunga Maggi, era Cornacchia che gli aveva passato il pallone, Maggi questa volta, come ho detto, è un po' fuori fase, viene in avanti Meucci, pallone in profondità, De Martino cerca il cross, arriva dall'altra parte, alza il pallone che si impenna, poi c'è Pardini, prima arrivare sul pallone Galeotti, spintina di Cornacchia, fallo laterale a favore della Cervia. Galeotti ha qualcosa da dire al guardialine, come ho detto il signor Biacini lascia molto molto giocare, ma certe volte sono un po' esagerati i falli che non fischia. Tedeschi, pallone buttato in avanti a cercare il fratello, parte Tedeschi, recupera Redomi, poi mette il pallone nel mezzo, non c'è nessuno, pallone sul fondo, 28 i minuti di gioco, 17 minuti ai supplementari. Redomi che si è visto pochissimo oggi, pallone per Di Martino che ha dato un po' una spinta, l'accelerata a Leondoro, palla lanciata dalla parte opposta per Pellizzari, buono Pellizzari, mette il pallone dietro per Pegollo, ma c'è Tedeschi che fa buona guardia, Pellizzari poi lotta, viene in avanti Cornacchia, c'è Galeotti, Cornacchia si prende un pallone su un rimpallo, ma se lo porta in fallo laterale, non so se l'arbitro ha perso il cartellino o se qualcuno ha perso lo stinco, no, è lo stinco, era Maggi, De Martino, interviene Tartarini su Galeotti. Adesso il pericolo è l'ultimo quarto d'ora, perché le squadre preferiscono magari andare ai supplementari che non rischiare di beccarsi un gol negli ultimi 5-10 minuti, perché sarebbe veramente una battaglia all'ultimo minuto. C'è pallone che viene buttato in avanti, prima arrivare sulla palla Mazzei, allarga sulla sinistra, Tartarini mette un pallone per Tedeschi, Tedeschi lotta con Pellizzari, poi Galli butta il pallone in avanti, riparte Di Martino, palla lunga a cercare ancora Pegollo, ma stavolta va Pegollo a fare pressing su Rebellino. Rebellino, c'è Morigoni che becca un calcione, qui rischia Morigoni perché era già stato ammonito, l'arbitro che viene richiamato dai giocatori perché era già ammonito, diciamo che lo grazia, c'è un assistente della Cervia che va a parlare con il signor Biacini, vediamo Granaiola che dice ma se non è un fallo questo, e diciamo che Biacini ha graziato un po' dall'una e dall'altra parte, perché anche falli dall'altra parte, insomma. Viene in avanti Tedeschi, palla sulla sinistra, pallone messo nel mezzo, Morigoni, va De Martino, Morigoni svicola la palla, Carella gli dice di stare calmo, Mazzei va a Granaiola, attaccato da Galli, Granaiola attaccato anche da Di Martino, guadagna un fallo laterale. C'è Mazzei che zoppica, vediamo se è in grado di proseguire, infatti ha qualcosa da dire alla guardialina sul fallo che ha preso prima. Mazzei, Granaiola
fa un po' il furbetto, fa la finta di andare di là, poi cerca di guadagnare un corner, invece guadagna solo un fallo laterale. 31 minuti di gioco, 14 ai supplementari, poi ci sarà magari 2 o 3 minuti di recupero, quindi diciamo che ai supplementari ci sono 15 minuti. Vediamo Mazzei, non si sta scaldando nessuno della Cervia. Mazzei, palla lunga a cercare Maggi, poi c'è Di Martino, butta il pallone in avanti, Begollo addirittura che protegge, poi Tedeschi che alza questo pallone, non ci arriva Galli, Mazzei, poi Galli butta il pallone in avanti, ributta il pallone Cipollini come viare vere, protegge Tedeschi, altra entra Maggi, anzi Maggi, c'è stato un bel tocco, poi Tartarini recupera palla. Maggi questa volta era andato via bene, ma Bugliani non si è fatto trovare impreparato. Grillotti, pallone che arriva a Granaiola, Granaiola mette la palla sulla fascia terra, poi c'è un fallo su Pellizzari, l'arbitro lascia proseguire, poi Landi protegge la palla, fallo di mano da parte di Landi che si porta via il pallone con il braccio, vuole accelerare la rimessa Granaiola, che viene l'arbitro, gli dice di portare indietro un po' il pallone, poi gira rigira, il pallone rimane lì. Sono quelle ridicolaggini fra arbitro e giocatore, che è Granaiola che non so che se stenta il tiro dalla lunga distanza, perché mi sembra quasi improponibile, poi invece scodella il pallone dove c'è un giocatore del Leon d'Oro. Parte ancora Cornacchia, Cornacchia converge, gli tocca il pallone Galeotti che si arrabbia un po' con Landi perché pensava che andasse più avanti, poi Cipollini, Tedeschi che butta il pallone su Rebellino, Rebellino Granaiola attaccato, parte ancora Granaiola, c'è De Martino che fa pressione, palla lunga a cercare Maggi, esce Mariani, protetto da Meucci, riparte Galeotti, palla lunga, c'è un rimpallo che favorisce Bardini, poi il pallone ancora per scambio, questa volta Tartarini presume un po' troppo da Tedeschi, palla lunga, interviene molto bene, poi fa alzare questo pallone, lo scambio con Maggi, Maggi era Tedeschi che riparte, attenzione questa palla, c'è Landi, 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 cicca il pallone Landi, però ritorna sulla palla, c'è Begollo, chiede la palla Begollo, anzi è Di Martino, il pallone fa la barba al palo sulla destra, che occasione per il Leon d'Oro, si mette le mani nei capelli e poi dice qualcosina lassù nell'alto dei cieli. Pallone che ha fatto veramente, come si suol dire, la barba al palo. 10 minuti, Maggi, Landi è arrivato a tu per tu col pallone, poi se l'è trovato un po' troppo addosso, ha lisciato, riparte Cornacchia, poi Grillotti, partita adesso che è bella da morire, arriva al pallone Cornacchia, Cornacchia sulla sinistra, lo scambio ancora con Cornacchia, chiede la palla al centro con Granaiola, poi Tedeschi che mette un pallone in difficoltà a Cornacchia, poi Cornacchia si ritrova il pallone, cerca di ritirarlo, ha una ribattuta, poi rimpallo, si lotta, esce Pellizzari, subisce un fallo, Pellizzari batte subito su Di Martino, Di Martino viene azzoppato da dietro a Tartarini. 9 minuti. Adesso le due squadre naturalmente avranno più paura di prenderlo che non per non rischiare di fare gli ultimi 8-9 minuti in apnea. Meucci fra poco in apnea, ci vado io qui. Rimbalza il pallone, prende in faccia, poi Tedeschi ha un pallone bello per Cornacchia, ancora Tedeschi. Tedeschi recupera su di lui Di Martino, va Tedeschi, porta il pallone molto bene, lo porta per Grillotti, vediamo se Grillotti ha la forza di tirare. Meta, anche lui stanchissimo, adesso cominceranno crampi. Va Galli,
a fare scopa su, su Grillotti, 14-14-28, ma Grillotti non so se sarà in grado. Vediamo che c'è una... No, non è stato chiamato il massaggiatore. Si riparte Galeotti. Galeotti palla lunga a cercare ancora Pegollo, ma Tedeschi fa buona guardia. Fallo laterale, riparte Pegollo, riparte Galeotti. Galeotti, Pellizzari, Galli, viene in avanti Moriconi, palla allargata, Pegollo deve tornare indietro, palla lunga, bella, attenzione Landi che ancora una volta si ritrova il pallone addosso, anche lui comincia ad avere problemi di crampi. Se queste partite le giocassero veramente tutti nei campionati, quando faccio le partite la domenica che mi addormento certe volte, invece qua veramente non ha il tempo di addormentarti. Galli, Moriconi, pallone che tocca indietro Pugliani, 7 minuti di gioco, ma che ti rifornisce di patatine tu? Moriconi, Di Martino, va Di Martino in slalom, poi però c'è Tartarini che va sull'arte, pallone che l'arbitro dice, il guardiano dice che è rimasto in campo. Moriconi butta il pallone davanti, c'è Landi, fallo di mano, l'arbitro dice di no, c'è un rimpallo Granaiola, adesso veramente con la forza di volontà Tedeschi, c'è intanto Tartarini a terra che ha preso una ciocchettata in un orecchio. Vediamo che ha qualcosa da dire a Moriconi. Carella va a fare il paciere, poi rimette a posto l'orecchio staccato. Ha qualcosa da dire a Tedeschi, a Carella. Ha preso una manata involontaria chiaramente. Vediamo che si stanno scaldando tre giocatori del Leon d'Oro, anche perché se si arriva ai supplementari sarà bene avere forze fresche. Pallone restituito alla Cervia, mancano 5 minuti, adesso la netta impressione che le due formazioni faranno un pochettino, si daranno una calmatina per cercare di non rischiare oltre misura. Cornacchia, Tedeschi, ancora Cornacchia, lo scambio con Maggi, poi c'è, attenzione, c'è Meucci, l'arbitro lascia proseguire, poi ci ripensa. Meucci ha lasciato mezzo piede sullo scampo, però si rialza, lottatore Meucci. Bugliani, 5 minuti al termine più 2 o 3 minuti di recupero, palla lunga, Pegollo, Pegollo lotta, Mazzei li porta via il pallone, poi Tartarini lo allarga su questa palla per Grillotti, Grillotti attaccato da Moriconi, il fallo è a favore del Leon d'Oro. C'è Grillotti ancora a terra per i crampi, non so che cosa aspettano a cambiarlo. Spintone su Di Martino, l'arbitro lascia proseguire, attenzione Granaiola, Cipollini, Mazzei, sbaglia Mazzei, Di Martino, poi c'è Grillotti, Cornacchia, l'arbitro lascia proseguire, Granaiola, Granaiola si libera di Galli, non c'è nessuno sulla fascia sinistra da servire, Cornacchia, arriva adesso Pardini, Pardini mette il pallone in avanti, riparte, poi c'è un fallo da parte di Pardini ai danni di Maggi, calcio di punizione, siamo a una buona distanza, ma Granaiola, ed ecco che molto probabilmente appunto verrà sostituito Grillotti che ha i muscoli
veramente allo spasimo. Granaiola, viene chiamato Landi da uscire dalla vicinanza del pallone, poi Granaiola tenta il tiro, Mariani intercetta in due minuti, vediamo se c'è la sostituzione. Il pallone deve uscire chiaramente, vedete che anche Mariani non ha questa fretta a rimettere il pallone perché, ripeto, preferisce i supplementari che non beccarsi un gol a tre minuti dalla fine. Galeotti alza il pallone, pallone in fallo laterale, Pardini, vediamo se c'è la sostituzione, no, ancora no, va ancora lo scambio, poi interviene molto bene Galli, avanti, rimbalza il pallone però, prima di arrivare sul pallone Maggi, Maggi con Pardini, interviene Meucci, poi Meucci piglia la scarpata da un suo amico, parla ancora, c'è un fallo su Pellizzari, si lotta, esce Morriconi, palla al piede, riparte Morriconi, poi batte addosso a Grillotti che ancora ha forza di correre, mancano due minuti, adesso anche noi in tribuna qua a fare il commento. Morriconi, De Martino, ma prima di arrivare sulla palla è Cornacchia, va Mariani con calma, allarga il pallone per Bugliani, un minuto e mezzo al termine, Bugliani, poi ci saranno due o tre minuti di recupero, palla lunga a cercare Landi, Landi, pallone che arriva a Di Martino, c'è Pegollo, poi Grillotti, ancora lui, niente, si è rimesso a sedere il giocatore che doveva sostituire Grillotti, preferisce Guidi un Grillotti a mezzo servizio, si vede che il far entrare uno senza allenamento e senza nulla, va Morriconi sul fondo, mette questa palla, guadagna un fallo laterale il Leondoro. Anche i giocatori del Leondoro si stanno scaldando, ma per ora non c'è nessuna sostituzione da parte della Cervia, proprio nessuna sostituzione. Arrivano ai supplementari con la lingua di fuori, ma ci arrivano questi 11. C'è un fallo laterale, Morriconi, De Martino, poi arriva Granaiola. Granaiola non porta pietà, mancano 30 secondi alla fine del tempo regolamentare, non abbiamo visto i minuti di recupero, ma ne fa mai vedere. Di Martino attaccato da Granaiola, qua li porta via il pallone, poi c'è un rimpallo, arriva il pallone a De Martino, batte Redomi, pallone che ritorna, entra Tedeschi, lo butta fuori ma sbaglia, De Martino mette sta palla dalla parte opposta, Tedeschi ci inciampa subito, c'è una spinta da parte di Pellizzari che ha qualcosa da dire a Biagini, però l'abbiamo vista anche noi come prima la spinta, e adesso aspettiamo l'arbitro che dica qualcosa per quanto riguarda il recupero, ma il signor Biacini nulla la fa, palla lunga, arriva Tedeschi, entra in rigore Tedeschi, va sul fondo, mette il pallone in mezzo e Mariani c'è e becca anche una piccola scarpata da parte di Maggi che va a scusarsi, certamente involontario il tocco di Maggi, però Mariani ha preso una scollettata. Vediamo se siamo un minuto e mezzo oltre il tempo regolamentare. Non abbiamo visto assolutamente nessun cartello. Una delle cose che Taccini dobbiamo chiarire qui, dobbiamo fare, non si può fare una finale senza il cartello di recupero. Pallone che arriva in avanti, ancora Cornacchia, attaccato da Pellizzari, bello
duetto, duello in questo secondo tempo. Grillotti a pallone per Maggi. Maggi, c'è Morricone, poi ancora Grillotti, chiama la palla Tedeschi, palla per Tedeschi, va sul fondo, rovescia nel mezzo, il pallone che viene ribattuto da Meucci che poi rimane a terra, c'era stato il tocco da parte di Maggi e poi il pallone che prende le gioie di Meucci. Va Maggi a sincerarsi che ci siano tutte e due, perché la botta l'ha presa veramente. Per fortuna si rialza. Vediamo se l'arbitro dice che è finita questa partita, dove le due squadre se le sono date sportivamente di tanta ragione, però sono sull'1-1. Adesso i supplementari, se arrivano, sarà tutt'altra pasta. Palla lunga, va a Begollo, porta via il pallone, ma c'è Tedeschi sempre a chiudere. Adesso la Cervia con questo 4-2 quasi vuole bloccare l'eventuale ultima palla per il Ondoro. Galeotti, palla a Galli, Galli ancora a Galeotti, rimette un pallone nel mezzo Galeotti, c'è un fuorigioco, si alza la bandierina di Landi. Fuori gioco di ritorno, siamo a 3 minuti di recupero. Vediamo che l'arbitro alza la mano, No, non credo che siano altri 4 minuti di recupero, penso che sia palla lunga, palla sul fondo. Siamo già a 4 minuti oltre il tempo regolamentare, quindi non è che... Adesso i giocatori hanno bisogno più che altro di riposarsi, anch'io di fare gargarismi, vero Edoardo? No, qui. Qui se una delle squadre fa gol proprio così all'ultimo sarà proprio difficilissimo recuperare. E finisce qua, andiamo ai supplementari, fra 5 minuti ci risentiamo per questi supplementari fra Cervia e Leondoro. Amici sportivi, primo supplementare di questa prima semifinale del 51esimo torneo delle contrade di Querceta. Scusate, ma c'ho una caramella in gola perché c'ho anch'io la voce. 1-1, finale dei tempi regolamentari, adesso 15 minuti per tempo, c'è una sostituzione nella Cervia, avevamo visto... detto che Grillotti aveva i muscoli, poveraccio, fuori del campo, ed è entrato Lari, è proprio lui a battere il calcio d'inizio del primo tempo supplementare, 15 minuti, palla lunga, e viene poi il pallone per Maggi che spara subito su Meucci, riparte Morricone, va Morricone in velocità, pallone sbagliato, esce con calma Tedeschi, poi tocca il pallone, finta l'altro Tedeschi, aspetta che arrivi Cornacchia, pallone in avanti, Galli che ha sostituito Mattei e De Martino che ha sostituito Angeli, parla lunga a cercare Begollo, esce Tedeschi, chiedono il fallo di mano il giocatore del Leondoro, Granaiola, Iola, Maggi, Cornacchia, e largo riceve Pardini, mette questa palla Pardini, telefonata per Mariani, Galeotti, adesso c'è lo spauracchio dei rigori per le due formazioni. Galeotti perde la palla, entra Lari, ancora Lari, pallone per Tedeschi, attenzione, si deve girare Tedeschi, esce Bugliani, palla al piede, si libera di Cornacchia, poi tocca il pallone per De Martino, anzi Redomi,
Eccolo De Martino, va lungo, buona la giocata di De Martino, attenzione, posizione regolare, esce Rebellino, Begollo, c'è il fallo su Rebellino, gamba alzata da parte di Landi. Ha rischiato Rebellino il guantone, Lanaiola, 3 minuti, ancora Granaiola, palla lunga, ha tenuto più palla la Cervia che non il Leon d'Oro. Con calma Galeotti. Palla lunga, poi c'è un colpo di testa ancora di Redomi, va Cornacchia sempre sul filo del laterale, Granaiola, palla lunga a cercare Tedeschi, entra Meucci, falla in fallo laterale, se dobbiamo dare un giudizio sul gioco delle due formazioni, direi che la Cervia cerca Maggi di battere al volo, la Cervia ha avuto più possesso palla, però il Leon d'Oro sempre nelle rimesse con dei giocatori come Pegollo, Landi è sempre pericoloso, però sono troppo isolati Pegollo e Landi. Ecco, vediamo che Pegollo addirittura deve venire a prendersi il pallone, poi Morriconi, Pegollo non sa chi dare il pallone, allarga molto bene dalla parte opposta, interviene Bardini, parte Granaiola, Ciallari preferisce Cornacchia, Cornacchia converge, mette questa palla, salta Maggi, pallone alto, c'è una sostituzione, esce il numero 9 Landi ed entra il 19 Pagano. Ed esce Landi, ha fatto una buona partita Pagano. Pagano Cristian, classe addirittura 2007, quindi vuole sfruttare l'incoscienza tra virgolette, gli mette il pallone in avanti, tocca, salta Redomi, Granaiola, Galli, Veronica di Granaiola, allarga sulla destra per Tartarini che è un po' sparito dalla situazione, esce Mariani, ancora cinque minuti del primo tempo regolamentare, se ne sono andati, ancora 1-1, Galli, Tartarini, poi Morriconi, mette il pallone in avanti, Tedeschi, Tedeschi, si gira Tedeschi, c'è il libero Tartarini, ma Tedeschi ritorna da Granaiola, è libero Mazzei da questa parte, Granaiola invece si va a incuneare e poi lascia partire questo tiro. Adesso i minuti contano, siamo già al settimo, 15 minuti per tempo, ricordiamo, poi eventuali calci di rigore, comincia a subentrare anche la stanchezza chiaramente, Meucci sulla palla, palla a cercare Pegollo, colpo di testa di Pegollo, anticipato Di Martino, palla per Morriconi che mette il pallone in fallo laterale, guadagna metri la Cervia, ma anche molti giocatori della Cervia sono stanchi, per ora ha sostituito solo Lari, Grillotti che non ne poteva più, Mazzei,
Granaiola come al solito a portare palla via, poi ha un rimpallo favorevole, arriva con forza Redomi, palla in fallo laterale. Carella che dà ancora a disposizione ai suoi Mazzei, c'è Granaiola che chiede la palla, poi ancora cerca di guadagnarsi, bello il colpo di tacco, Valari sul fondo, mette questa palla e Mariani ancora una volta si arrabbia perché non sa chi dare il pallone, avete visto? Redomi, rischia Redomi, Tedeschi è stanchissimo ma Redomi ha rischiato parecchio, mette il pallone, il tocco in avanti, palla indietro, Rebellino alza un po' il pallone alla viva al parroco. Intanto siamo giunti a 8 minuti, passata la metà del primo tempo supplementare. Domani sera, vi ricordo, ci sarà l'altra partita, Ranocchio, attenzione, viene chiamato Nevellino, il Ranocchio contro la Quercia, quindi altra semifinale da urlo. Un gran bel torneo questo delle contrade di Querciete, che tutti gli anni ha sempre visto grandi partite, grandi giocatori. Fallo a parte di Cornacchia che stavolta stende Pellizzari. Dicevo, grandi giocatori, grandi promesse del calcio locale. Parte pallone che arriva a Pegollo, ancora Pegollo mette il pallone in avanti, Mazzei si coordina e lo butta in avanti, adesso si lotta sul... Va Bugliani a chiudere, mette la palla per Mariani, Mariani per Bugliani attaccato da Lari. Bugliani, palla per Morricone, adesso dobbiamo pensare, devono pensare anche le squadre ai eventuali rigoristi, anche se manca sempre un tempo e pochi minuti, però Granaiola supera. Poi allarga dalla parte opposta dove c'è Galeotti che ha un controllo col ginocchio. Granaiola anche lui comincia ad avere un po' di crampi, ma da giocatore che manco con le cannonate lo tiri giù. Adesso eccolo lì che si rialza, capovolto e via. Vediamo. Viene in avanti anche Cipollini, Tedeschi, Maggi, pallone sempre lungo sul secondo palo, troppo lungo, pallone che termina sul fondo, siamo giunti a 10 minuti, Cornacchia, c'è un po' di vento che magari allunga il pallone, però è trasversalmente, non è, in questo caso è a favore della Cervia. Meucci, palla lunga, Granaiola, Tartarini ha un rimpallo, poi Morricone, Tartarini insiste un po' troppo, mette questa palla che ci arriva a Tedeschi, però attaccato da Bugliani, cerca il tocco Bugliani, poi Bugliani entra un po' male su Tedeschi, poi c'è un fallo di Pellizzari su Granaiola. Granaiola a questo punto chiedeva il cartellino. Si mette le mani nei capelli Granaiola, quei pochi che c'ha. Adesso vediamo se il povero Tartarini ce la fa a battere una punizione. Ma come dice Alessandro Daccini, non penso, e difatti se ne va, lo vedi, è sconsolato, dice vuol batte tutto lui. Siamo un po' lontani per Tartarini, però Granaiola potrebbe anche battere in porta, invece no, e batte questa punizione, la batte anche male, arriva Tedeschi. Allarga per Cornacchia, Cornacchia salta, poi mette questo pallone. Doveva essere un invito
per Tedeschi, ma Mariani ha fatto buona guardia. 12 minuti, 3 minuti alla fine del primo tempo supplementare, ancora 1-1, non si schioda il risultato. Salta Cornacchia, poi Di Martino, va Di Martino, pallone, cerca, ma entra molto bene Tedeschi, che porta via il pallone sulla destra di Pagano. Arriva da questa parte Tartarini, va a chiuderlo Maggi, Tartarini converge, poi allarga dalla parte opposta dove c'è ancora Cornacchia, palla dentro, Maggi cerca di girarsi, si gira, infatti pallone ribattuto da Meucci, arriva pallone per Mazzei, Mazzei allarga, Tartarini mette la palla di destro, esce Pugliani, poi con calma Tedeschi, Cornacchia, va via Cornacchia, Pellizzari che si attacca la maglia, palla lunga per Maggi, Maggi sbaglia questo cross ancora una volta, Maggi per molto tempo è stato fuori dalla partita, ogni tanto si tocca la coscia sinistra, va incontro Granaiola, Granaiola mette questa palla, Tedeschi, entra Morigoni, pallone, si coordina e c'è il miracolo di Mariani che salva ancora una posizione da fermo praticamente di Tartarini, poi ribattuto in corner, Mariani il salvatore finora della patria del Leon d'Oro in questo primo tempo supplementare. C'è un corner, salta, pallone che rimbalza, parte Galli, Galli non sa chi dare il pallone, poi lo dà malamente a Pegollo che cerca di scosciarsi, ma ultimo minuto del primo tempo regolamentare, occasionissima per la Cervia proprio col giocatore qui presente, ma ha trovato Mariani sulla sua botta sicura, Mazzei, Mazzei, c'è Granaiola che indica sempre di avere il pallone, lo protegge, poi lo mette in avanti, ma c'è Di Martino, Cipollini allarga dalla parte opposta dove c'è Pardini, Pardini, Tedeschi, Tedeschi, c'è Cornacchia, riceve Cornacchia, pallone scambiato, Lari, c'è Tartarini ma preferisce infilarsi, parte Pellizzari. Ultimo minuto del primo tempo regolamentare, parte in contropiede del Leon d'Oro, chiude Tartarini ma chiude molto bene Tedeschi su Pagano, riparte Tedeschi, Cornacchia chiama la palla Granaiola, siamo già al quindicesimo, vediamo che l'arbitro consulta il cronometro e tutti a bere un goccio di tè, ci risentiamo fra 5 minuti. Amici sportivi, ci siamo, secondo tempo supplementare di questa partita infinita fra Leon d'Oro e Cervia, prima semifinale del 51esimo torneo delle contrade. Vi ricordo domani sera Quercia a Ranocchio, tutta la notte a far gargarismi caro Edoardo, perché se no domani sera si parte. Pellizzari, vediamo se ci sono state sostituzioni. Pellizzari, possesso palla, allarga per Redomi, Galli, Morigoni, Morigoni ancora per Galli, Redomi chiede la palla a Pellizzari ma Redomi preferisce il passaggio, ma c'è Cornacchia, riparte Tedeschi, Cornacchia uno dei migliori, Granaiola come al solito, Tartarini l'autore del tiro pochi minuti fa, parato da Salta Pugliani, parato da una grande parata da parte di Mariani, adesso c'è un tiro dalla lunga distanza di Cornacchia, pallone che termina sul fondo, adesso poi dobbiamo veramente centellinare i minuti perché sono 14 ancora prima dei rigori. Partita infinita, sono quelle partite che purtroppo una deve perdere
sono partite che queste che tutti meriterebbero di passare e andare in finale, ma purtroppo ci vuole un vincitore in tutte le competizioni. Per adesso sono sull'1-1. Ha avuto, siamo onesti, più occasioni la Cervia, è stato bravissimo Mariani a parare due o tre tiri veramente pericolosi. Rebellino non è che abbia fatto, ha fatto un paio di parate anche lui, che ha salvato un paio di volte il risultato. Granaiola allarga la palla per Tartarini, Tartarini allarga sulla destra Mazzei, chiede la palla a Tedeschi, palla lunga per Tedeschi, mette il pallone nel mezzo, già un rimpallo, pallone che rimpalla addirittura su Lari, poi riparte Moriconi, adesso Pegollo, non si fa fregare Cipollini, Franco Bollatore di Pegollo in prima battuta, poi Tedeschi in seconda. Sono già passati 3 minuti. Moriconi adesso affiora più che mai la stanchezza, il caldo, la paura di prendere un gol. Pegollo, Pegollo si accentra, poi esce Cornacchia, pallone messo in fallo laterale. Moriconi chiede la palla Di Martino, se la deve vedere con Granaiola, tocca molto bene per Moriconi, pallone che attraversa tutta l'area, lo guarda Rivellino, ma non è che non era diretto in porta, attraversato tutta l'area, non c'è arrivato né Pegollo né Pagano. Calcio d'angolo, è stato toccato allora il pallone. Pallone nel mucchio, c'è un rimpallo, poi riparte Lari, palla avanti ma c'è Galli, c'è un rimpallo favorevole, poi Galeotti, prima sul pallone Tartarini, lo alza, l'arbitro dice che non c'è nulla, Tartarini è a terra, è rimasto a terra, c'è sportivamente Lari che mette il pallone, anzi no, era Di Martino che mette il pallone, vediamo che Biacini, che ripeto non mi è piaciuto, troppo libertà di botte fra virgolette sportivamente parlando, ma qualche fischiatina in più su dei falli, soprattutto dei placcaggi e dei corpo a corpo. 5 minuti, restituisce la palla la Cervia a Leondoro. Mariani, Mariani, pallone in avanti a cercare qualcuno dei suoi, prima arrivare sulla palla è Tedeschi, poi perde la palla Di Martino, pallone in avanti, c'è Pagano che tocca il primo pallone e ci inciampa, pallone che arriva dalla parte opposta per Tartarini, anche Tartarini stanchissimo, Granaiola invece ha sempre i polmoni, ce n'ha sempre 6 pronti, pallone lungo, c'è un fallo da parte di Tedeschi, non viene fischiato neanche questo, poi esce palla al piede Pardini, Cornacchia, Cornacchia con Pagano, c'è un fallo di Pagano, vediamo che Pellizzari ha qualcosa da dire giustamente a Biacini, perché il fallo di prima c'era tutto, per fortuna per il Leondoro che Tedeschi si è trovato il pallone e non ci credeva neanche lui, adesso riprova Granaiola, oramai Tartarini ha perso le speranze di battere un calcio di punizione, pallone che viene ributtato in avanti, Meucci esce molto bene, poi spazza via, va Pagano, recupera il pallone, fallo laterale, c'è un cambio, vediamo un po' chi esce, entra il numero 15 Gavarini ed esce il numero
6, Galeotti, ora esce Galeotti ed entra Gavarini, molto probabilmente un rigorista. Gavarini, classe 86, con il numero 15. Pellizzari, 7 minuti di gioco. Pellizzari, De Martino, ancora Pellizzari, pallone scambiato, riparte Tedeschi, riparte Lari, poi si annoda un po' con Tedeschi, c'è un fallo da parte di Redomi. Intanto siamo già a 8 minuti. Chiede Tedeschi di andare in avanti, c'è Granaiola, si allarga come al solito Bardini. Pallone per Tartarini, lo mette giù, attaccato da Galli, Tartarini, pallone, esce Pugliani, Galli, attaccato da Tartarini, c'è un rimpallo. Si stanno avvicinando sempre più i calci di rigore, siamo all'ottavo. Partita infinita, sono calci di rigore, sono sempre un terno all'otto. Pallone che arriva proprio per Gavarini, palla in profondità, c'è Pagano ma era fuori gioco. Bel fisico questo ragazzo, classe 2007, ammazzalo. Scorrono i secondi e per le due formazioni adesso veramente sono gli ultimi 5 minuti i più pericolosi di tutta la partita. Tedeschi, pallone allargato per Pardini, posizione regolare, Pardini mette un pallone nel mezzo, Tedeschi, ma si alza la bandierina. Qualora avesse segnato sarebbe stato fuorigioco, ma francamente io non ho visto il fuorigioco, molto probabilmente era fuorigioco Bardini da questa parte di qua, perché Tedeschi è arrivato da dietro, buon per lui che ha sbagliato. 9 minuti. Boggia, soffriamo anche noi qua, anche se io sono super partes, ma sì. Si soffre, no? Palla lunga, Granaiola. Granaiola, Tedeschi, attaccato da Morigoni, Tedeschi si gira, tocca il pallone centralmente, arriva Granaiola, arriva a supporto anche Lari, palla per, attenzione Lari, ha un tiretto, si gira male Lari, vediamo che c'è Morigoni che ha preso un pestone sul piede, crampi, 10 minuti del secondo tempo. Sono un po' già accaduti chi di qui chi di là a farsi tirare i polpacci, crampi sono dolorosissimi, è Redomi addirittura. Vediamo se ci sarà ulteriore recupero o il signor Biacini manderà tutti a scegliere i rigoristi. Sono, dicevo, quelle partite dove purtroppo ci vuole un vincitore e i rigori sono sempre un terno all'otto, magari sbaglia quello che avete visto, quello che è successo nel Portogallo, è entrato José Mari per battere i rigori ed è stato l'unico che ha sbagliato il calcio di rigore, quindi sono veramente un terno all'otto, anche perché poi a questa, voglio dire, sono tutti stanchi, gli 11 metri sembrano chissà quanti. Adesso, dicevo, le due formazioni tenteranno secondo me di arrivare ai rigori, caro Alessandro, perché a questo punto rischiare all'ultimo minuto di beccarsi un gol contropiede o per una palla sbagliata, intanto Redomi esce, ci sarà un minutino ancora di recupero, intanto siamo già a 12 minuti.
Meucci, palla lunga, salta, pallone che arriva a Tedeschi, poi Meucci ci pensa su due volte, palla lunga, esce Rivellino, dice calma. Rivellino invece non ci sta alla calma, riparte Granaiola, ancora lui, lo va a inseguire Pagano. Granaiola ancora, dice di rientrare a Redomi, pallone per Tedeschi, lo scambio, Tartarini, c'è Cornacchia, Tartarini invece preferisce il pallone lungo, cicca la palla, c'è Pardini da questa parte e c'è Mariani che fa il miracolo, si ritrova il pallone addosso su questo colpo di Tedeschi, poi si fa vedere anche un po' di goccia su questo colpo di Tedeschi, guardate Tedeschi, ma Mariani ha avuto la prontezza di non buttarsi, di non muoversi, la palla gli è carambolata addosso. Due minuti alla fine del secondo tempo supplementare, Rivellino ancora possesso di palla, va, rischia un po' qua, palla lunga, salta Pugliani, pallone che arriva all'Ari, palla indietro Granaiola, è libero sulla destra, riceve Tartarini, va Tartarini con il pallone, crossa, cerca il tiro, va Tedeschi, gli tocca il pallone, poi lo protegge Morricone, ma ancora Tedeschi possesso di palla, uno dei migliori, cerca lo scambio con l'Ari, Tedeschi tenta il tiro ribattuto, poi butta il pallone fuori, poi Galli butta via il pallone, vuole più la Cervia, ma c'è un'altra sostituzione, molto probabilmente anche questo un rigorista, vediamo chi è, esce il numero 7 Tedeschi, il migliore senz'altro dei suoi, ah no, Pellissari, scusa, Tedeschi è dell'altra parte, stavo guardando, esce Pellissari, entra il numero 13 Maggi, quindi un Maggi per parte, c'è anche un'entrata della Cervia, eh sì, sono questi, penso che siano rigoristi. Granaiola, ultimo minuto regolamentare, riparte Cornacchia, Tartarini, c'è Cornacchia lì, si allarga da questa parte, Pardini, Cornacchia, ancora Mariani che ci mette i pugni, Lari protegge la palla, pallone che arriva ancora una volta a Tartarini, Tartarini riprova anche lui e questa volta Mariani para a terra, Mariani diciamo ha tenuto in ballo il Leon d'Oro con delle parate, vediamo che 15 minuti scoccati in questo istante, Gavarini c'è un rimpallo, poi butta via il pallone, ci va Pagano, Rivellino, vediamo se il pallone va fuori per far entrare il numero 6 Alberti della Cervia, Tartarini, un minuto oltre il tempo regolamentare, Lari, Tedeschi, che lo volevo farci per forza, Tedeschi, ancora Tedeschi, Granaiola non sa come tirare, poi botta su Pugliani, pallone che arriva, ancora Tedeschi e c'è il gol da parte di Maggi, l'avevo detto, non ha fatto granché in tutta la partita, ma gli è capitato un pallone solo e non ha sbagliato, Maggi porta la Cervia in finale, penso che la partita sia finita o l'arbitro ha ancora qualche secondo da far giocare, Maggi gran botta, questa volta Mariani non ci ha potuto fare nulla, al 120esimo Maggi porta la Cervia in finale e adesso ultimi 30 secondi di speranze per il Leon d'Oro,
che dobbiamo essere onesti, la Cervia ha forse di più meritato questa vittoria per le occasioni che ha avuto rispetto a Leondoro. Leondoro che è stato tenuto in palla da Mariani, poi Rebellino adesso si butta a terra e finisce forse qua la partita. Vediamo che l'arbitro ha ancora qualcosa da spiccicare. Rebellino, abbiamo finito anche noi i polmoni, va a fare pressione, palla buttata in avanti, ancora in avanti, c'è Gavarini, poi c'è Cornacchia che dà uno spintone, porta via il pallone, lo porta in fondo per far passare Secondi. Cornacchia, c'è un fallo su Cornacchia e guadagna Spizzoli. Attenzione, adesso rischiano di saltare i nervi del Leondoro. Siamo 3 minuti oltre il tempo regolamentare. Boggia, hai visto che Boggia? Si pensava fosse di rigori, invece bam, botta di maggi. Proprio all'ultimo è arrivato e ha fatto gol. Lì Mariani non ci poteva fare nulla, era un bel tiro. Bel tiro proprio sul palo suo, ma non poteva, anche perché era coperto da 3 o 4 giocatori. Maggi, dicevo, non aveva fatto granché in tutta la partita, ma come dicevo basta tenerlo in campo perché un tocco, un tiro, e difatti è quello che è avvenuto. Tedeschi mette il pallone in fallo laterale, aspettiamo tutto il fischio finale dell'arbitro e la Cervia va in finale e domani sera vedrà fra chi Quercia e Ranocchio dovrà incontrare sabato 13. Da parte di Atto Carfagnini, Taccini Alessandro, Edoardo Boggia, un saluto e a risentirci domani sera. Hai parato quasi tutto, siamo arrivati al 120esimo, tutto pronto per il rigore e poi all'ultimo secondo non ti hai potuto fare niente sull'ultimo tiro di Maggi. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo, però non è andata come speravamo, perché alla fine loro ci hanno sempre dominato dal primo minuto fino all'ultimo, siamo riusciti a trovare un bel pareggio, pensavamo di esserci un attimo rianimati ma siamo andati un po' troppo sotto e poi all'ultimo, allo scadere, è arrivato questo gol che ci ha distrutto abbastanza, anche perché si arrivava un bel torneo l'anno scorso, abbiamo tutte dominate, quest'anno in semifinale ci è mancata quella grinta in più che avevamo l'anno scorso. Allora diciamo che una partita bella, è stata molto ricca di tante azioni, parate di bicchieri, e quando tutto sembrava ormai deciso, bisogna zappare la finale, che mi l'avete vista. Allora, te fai conto che quando Maggi ha fatto gol un minuto prima stavo già pensando a come tirare rigore, quindi si può dire che è stata una montagna russa, però ce lo meritiamo perché abbiamo giocato alla grande 120 minuti, perché l'abbiamo sempre messi sotto dal punto di vista fisico, tecnico, tattico, abbiamo creato penso 10-12 palle gol pulite e l'unica pecca probabilmente è non averle sfruttate, e questa è una cosa che va migliorata e che ci portiamo dietro da un po' di tempo, e diciamo che forse se potessimo cambiare qualcosa, cambiare questo, ecco.